perché alcune persone ottengono ciò che vogliono e altre no? Perché alcune persone sono sul palco ad essere applaudite ed altre sono quelle che applaudono? Perché alcune persone scendono in campo, fanno gol, vincono le partite, altri le perdono e poi ci sono altri che invece sono allo stadio a guardare gli altri che giocano? Perché nella vita ci sono solo due tipi di persone, c'è chi molla e c'è chi va all in, c'è chi scende in campo, gioca e gioca per vincere e c'è chi invece resta a guardare seduto fuori dal campo. Quindi caro amico, cara amica, dopo anni studiando il successo in maniera maniacale, ho capito che non c'è un'altra via se non andare all in. E per andare all in che cos'è che intendo? Intendo scegliere ciò che vuoi e non darti un'altra opzione. Tutto ciò che è un piano B, una seconda possibilità, l'idea di dire ma se non va magari faccio qualcos'altro, in realtà ti porta a fallire. Quando vinci nella vita è quando hai chiaro ciò che vuoi e fai di tutto per ottenerlo. Magari quella cosa non ti arriva subito, il successo non arriva nel giro di un battito d'ali, ma se vai avanti e non molli, ogni volta che sbagli impari qualcosa, perché il vero errore non è sbagliare, ma non imparare dagli sbagli. E quindi ogni volta che cappelli, impari un modo diverso per non farcela. E prima o dopo, visto che il successo è dietro l'angolo, l'angolo giusto lo azzecchi. E quando lo azzecchi ti basta avere ragione una sola volta, chi se ne frega di quante volte hai fallito? Puoi aver fallito 100, 200, 1000 volte, 10.000 volte, chi se ne frega, perché poi quando vinci è definitivo. Perché se sei la persona che acquisisce questo tipo di mentalità, cioè dell'andare sempre dietro ogni angolo e non mollare mai, l'atteggiamento di Mignolo col prof. Ti ricordi quel cartone animato Mignolo col prof? Dove loro due, questi due topi, ogni giorno volevano conquistare il mondo e ogni giorno gli andava di merda. Però il giorno dopo dicevano cosa facciamo questa sera? Cerchiamo di conquistare il mondo e non mollavano mai. Questo è il tipo di atteggiamento che poi nella vita ti porta ad ottenere ciò che vuoi. E poi c'è la regola numero due, cioè sentirti di meritare le cose. Perché vedo anche tante persone che fanno azione, si sbattono come i pazzi e dicono io non mollo mai, continuo a martellare. Sì, martelli, però se tu non credi di meritarlo, l'universo ti dice bene, non credi di meritarlo, lo do a qualcun altro. Perché quando piove, piove uguale da tutte le parti. Il punto è, la tua grondaia è configurata nel modo giusto per attrarre l'abbondanza e far scivolare l'acqua verso di te? Per molte persone non è così. La tua grondaia è configurata male, quindi quando piove, magari piove anche dalle tue parti, ma la tua acqua viene buttata via. Non arriva a te, non confluisce verso di te, perché non senti di meritarlo. E ti dico che questo è uno sblocco mentale che solo poche persone riescono a raggiungere. Solo in poche sono le persone che dicono io me lo merito. Perché noi inventiamo sempre scuse del cazzo quando falliamo e inventiamo anche scuse del cazzo quando vinciamo, quando le cose vanno bene. Mi ricordo alcune persone che ho conosciuto, atleti, vincevano le gare di corsa. Ah, però ho vinto la gara di corsa, però c'era poca gente oggi. Ho conosciuto una ragazza una volta, sentiti questa, una signora di tipo 50 anni, ok? Di colore nigeriana, grassa, 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 si presenta a questa gara di corsa nella categoria 50 plus, quindi ultra cinquantenni. Quante persone c'erano in quella categoria? C'era solo lei, ok? Quindi io inizio a correre in questa gara, vedo questa tipa, la supero, una delle poche che sono riuscito a superare, l'ho superata, arrivo fino alla fine, arrivano le premiazioni, a me col cazzo che mi premiano, perché ho 30 anni, 35, quindi nella mia categoria c'è gente troppo forte, ma nella sua 50 plus c'era solo lei e le danno la medaglia d'oro. E c'era qualche hater stupido del cazzo che diceva però c'era solo una persona in quella categoria, quindi hanno premiato lei. E lei stessa diceva però effettivamente ero solo io, no? È ovvio che ho vinto io. Grazie, però tu ti sei alzata, sei andata lì, ti sei svegliata alle 5 di mattina, hai corso 10 km, l'hai pure completati. E le tue amiche cinquantenni cosa fanno? Sono a casa sul divano a mangiarsi le patatine e non fare un cazzo. Quindi tu ti meriti quella medaglia solamente perché ti sei presentata e sei arrivata fino alla fine. E molte volte il successo significa solo presentarsi e andare all in fino alla fine. Ti basta questo e sentirti di meritare quella cacchio di medaglia che prima o dopo ti arriva. Avanti tutta e come sempre all in.